storia del calcio non è scritta solo dai fuoriclasse del pallone, ma anche da quei personaggi che per la loro follia e la loro eccentricità, pur senza diventare campioni, hanno tracciato un solco nel cuore dei tifosi e regalato un briciolo di follia a uno sport spesso troppo autoreferenziale. Ma ho gettato nello sconforto i milanisti, ma ho fatto felici i juventini, però, e quindi sai, io sono stato 8 anni nella Juventus, se potevo fare un favore lo facevo alla Juve, non certo al Milan, però è stata una cosa un po' strana. Noi eravamo già salvi e il presidente ha detto: ragazzi, impegnatevi un po' perché c'è un premio doppio, si parlava di centinaia, poche lire, non come quello che prendono i giocatori adesso. E siamo andati in campo sereni, tranquilli, felici anche, perché tutta Italia ci guardava, ecco. Non siamo andati in campo cattivi per battere il Milan a tutti i costi, però. Però in questo momento mi è passata tutta la passione che avevo per il calcio, e l'ultima è quella di questi giorni, credo, la famosa Superlega. E per me, guarda, ormai il calcio, se continua così, muore, sta morendo. Per me è già morto, lo seguo perché mio figlio gioca nel Mantova e seguo lui, poi cancellerò il calcio dal mio cervello, seguo d'ora in poi, seguirò solo il rugby, perché vedo che è uno sport più serio, più leale e non subentra il vil denaro. Purtroppo il denaro sta uccidendo l'uomo, si fa tutto per il denaro. Lo sport, poi sport, credo che ormai non sia più uno sport il calcio, se continuiamo così. Spero che mettino un freno e tutto ritorni alla normalità, come ai miei tempi. Sarà difficile, però spero che ritorni così, se no il calcio veramente muore. Ma lui era meglio di me, lui era ancora più duro nei confronti del calcio, ma era duro anche nei confronti dei genitori, dei bambini. In parole povere, gli rompevano le balle, quel figlio, se era bravo, se no. E così, insomma, lui è stato un grande, purtroppo è stato un colpo per me. Ogni tanto ci penso, perché eravamo molto amici, la pensavamo la stessa maniera. Comunque era un grande e rimarrà sempre nel mio cuore, ecco. Ma sai, lui era anche un vero artista, non è che la sua vita si basava solo sul calcio, lui faceva il pittore. Ecco, anche ho visto i suoi quadri, erano anche molto belli. Poi suonava la chitarra, faceva un po' di tutto, è un grande, no? Era, perché lui rimarrà sempre nei nostri cuori, di chi li voleva bene, di chi lo capiva, perché tanti non lo capivano, ecco. Ezio Vendrame era un sognatore di cose possibili soltanto nei sogni. Sognava di scolpire il suono di una parola o di arrampicarsi sulle note di una canzone. Sognava persino di sognare a volte, però lo faceva con tale destrezza, con tale maestria, che i sogni veri e i sogni dei sogni stavano gli uni di qua e gli altri di là, con le corsie belle tracciate da percorrere d'un fiato, senza invasioni. Potrei raccontare le decine di volte che ho visto Ezio giocare con il pallone che sembrava avesse l'elastico attaccato ai piedi. Potrei raccontare di quando palleggiava un mandarino suonando al tempo stesso la chitarra, o di quando faceva impazzire in allenamento i tifosi del Napoli anticipando le magie di Maradona.
Vi racconto invece di quando a Vicenza mi ha prestato la sua casa in una notte di nebbia. Il soffitto della sua camera era dipinto di blu, con la luna e le stelle che scendevano come stelle filanti sulle sponde del letto. Era lì, proprio lì, che cominciavano i suoi sogni, i sogni di Ezio Vendrame.